Amici e amiche del Titolo TV, bentornati con un nostro nuovo approfondimento musicale nella rubrica di Music Express curata da Fabio Alberti. Ciao Fabio e benvenuto in puntata. Ben ritrovati all'ultima puntata dell'anno 2017 di Musical Express in versione Titolo TV. L'ho detto con un certo entusiasmo perché Sì, magari ma anche non. con un certo tono della voce, infatti devo abbassare l'auricolare perché mi hai sfondato praticamente, è l'unico orecchio buono che mi è rimasto. No, va bene, si vede che sei carico a palla, no? Ultima puntata, Ci diciamo. divertiamo, sì, però è ovvio che un minimo di riposo ci vuole anche magari per trovare qualche idea nuova, no? Le ripartenze sono sempre belle comunque. E oggi in realtà tantissima carne al fuoco perché intanto c'è una protagonista che ho scelto non a caso perché io cerco sempre di avere l'occhio avanti, quindi adesso cerco di guardare all'anno prossimo. E quindi magari la primavera prossima, quando ci saranno le uscite degli album e quindi saremo compreso e tutto il resto, sicuramente lei è un personaggio tra i più attesi e ha attorno fior di collaboratori in questo momento. Quindi sicuramente lei nel 2018 ci sarà con qualcosa di importante, però è uscita proprio adesso con un video nuovo, una canzone nuova. E che ci dimostra il fatto che con lei si può ballare non solo in estate, ok? Ne Beh, riparliamo. lei poi è bravissima. Va bene. Ne riparliamo. Adesso ci tocca la nostra classica e canonica classifica, no? Classica e canonica classifica. Praticamente ho fatto l'anagramma. Bellissimo. Sì. Quindi se la regia ce lo vuole mandare, eccolo Allora, è qua. Oh. importante fare il punto della situazione, visto che siamo a fine anno e visto che adesso è forse l'unico momento in cui i vecchi CD ancora si riescono a vendere, perché ci sono i pacchetti regalo ed è un pretesto anche per regalare musica e il resto dell'anno invece sappiamo che ormai lo streaming soprattutto lo fa da padrone. E come vedi, al numero uno degli album c'è una vera pietra miliare, e in questo caso possiamo dirlo perché Vasco si è consegnato alla storia con il suo concerto Modena Park, che rappresenta il sunto di una carriera meravigliosa e soprattutto fa vedere un Vasco e una band in forma smagliante, un pubblico meraviglioso. Quindi questo è sicuramente un documento che rimane nella storia, assolutamente da avere. Quindi questo, la bravura sua è stata quella proprio di cristallizzare qualcosa di importantissimo. Tra l'altro, aggiungo, ho avuto la fortuna tramite un mio amico che si chiama Stefano, che fa un fonico che ha praticamente un sistema bineurale, mi sa che ne avevamo parlato tempo fa. Ah, sì. Ho visto una cintura e un polsino fatto direttamente da quello che lavora il pellame per Vasco Rossi, un tanto di borchie e quant'altro. Abbiamo avuto anche la possibilità di vedere una cintura uguale a Vasco Rossi. Beh, bella, bella carica, eh. Beh, uno dei tanti aspetti del Blasco che comunque sarà in concerto la prossima estate di nuovo in alcuni stadi in Italia, quindi continua la sua storia, come vedi continua la presenza in classifica di Jovanotti secondo con un disco comunque che sta andando bene, ne abbiamo già parlato, come anche Mina Celentano con questo sunto dei due album che avevano fatto assieme con qualche inedito. Ci avviciniamo a un compleanno molto importante perché il prossimo 6 gennaio Adriano farà 80 anni. Quindi già Portati subito. non bene di più, perché neanche glieli dai 80 anni. Davvero protagonista. Quindi questo è da dire. Poi chiudiamo la cinquina con gli U2 e Ricky di Amici, che è sicuramente uno dei protagonisti dell'anno. Come vedi, nei singoli non ci sono dei grossi cambiamenti, se non che Ed Sheeran, forse l'ho già detto, è passato da Beyoncé a Bocelli. Ha duettato sulla stessa canzone due versioni diverse. Coez che rientra nelle primissime posizioni dei singoli e riconferma lo stato di grazia di tutto quel mondo che non è rap per forza, è comunque collegato, è un derivato o comunque contaminato dal rap e che in questo momento rappresenta quello che è la musica italiana. Quindi questo
lo possiamo dire quando dopo potremo fare altri commenti, come vedi J-Jax e Fedez, Shade e Federica e Camila Cabello, che è una giovane e bella artista internazionale pazzesca, e questo pezzo è primo ovunque, quindi direi che è tutto il meglio adesso, la Senti, classifica. dobbiamo fare un mea culpa perché spesso e volentieri noi abbiamo fatto sempre vedere questa classifica qua, ma poche volte ci ricordiamo di citare la fonte da dove l'abbiamo tratta. Se vuoi farlo te. Esatto, la FIMI, che è quella che si occupa, la FIMI Nielsen che si occupa del calcolo delle vendite, e così mi dai un assist per ricordare a tutti che stanno cambiando le rilevazioni e sono ritornate ad essere conteggiate solamente le vendite, sia in download che, diciamo, quelle tradizionali, e quindi è decaduto dal conteggio lo streaming, e questo ha creato polemiche, anche perché si unisce a un'altra cosa che è capitata, però questo io lo vorrei unire all'artista che vado e che andiamo a presentare, E che perché sentiamo lei. leggermente sottofondo perché eccolo qua. Perché ce l'ha già Oh, grande. proposta, ce Allora. l'ha già proposta la regia. Allora, lei si chiama, nome di battesimo, Claudia Naum. È nata a Singapore da genitori italiani. È una cittadina del mondo perché ha vissuto a Londra, poi si è trasferita a Roma, adesso sta a Milano, giusto per fare un quadro generale. È stata una delle pochissime rapper negli ultimi anni a tenere testa a tutti i suoi colleghi maschi, perché comunque l'ambiente rap in generale è così, ma in Italia soprattutto è un ambiente quasi esclusivamente maschile. Non so il perché, ma sono poche le artiste ad affermarsi. Dopodiché c'è stata la sua svolta pop grazie all'incontro con due produttori che sono Takagi e Ketra, che sono stati i fautori insieme a lei e insieme a Giusy Ferreri di quel successo incredibile che è stato Roma Bangkok. Che tra l'altro ne Perché parlavamo dietro le quinte e mi dicevi che è una di quelle canzoni che sta girando ancora per il mondo alla grande, la cosa incredibile e che non viene ricordata magari forse abbastanza è che questa è una delle poche canzoni nate in Italia e che sta avendo un successo internazionale che poche canzoni nella storia hanno avuto, perché lei, questa canzone è stata rifatta nelle Filippine, in Finlandia, è andata in classifica in Francia, in Spagna, in Sud America, ci sta facendo tutt'oggi tanta strada, e infatti lei in qualche modo ha interrotto la produzione. Lei per un anno e mezzo è stata in giro solo per quella canzone lì. Lei ha girato il mondo per Roma Bangkok, e un nome, un destino, visto che proprio a Bangkok questo pezzo è arrivato e si sente in tutti i centri commerciali. Questo per dirti l'impatto incredibile. E Beh, ha una questo bella totalmente, musicalità, insomma. questo ha cambiato totalmente la vita di Baby K, che da rapper, diciamo, apprezzata nell'ambiente e notata comunque nell'ambito pop, perché a lanciare Baby K in un ambito un po' più grande italiano è stato Tiziano Ferro. Noi col titolo.it l'abbiamo ripresa parecchie volte, perché ci hanno sempre mandato dei gran comunicati stampa a quelli del loro ufficio stampa. Tant'è vero Infatti che io una volta ho ricordo. fatto una gaffe, la prima volta che l'ho sentita nominare, mea culpa, l'ho chiamata Baby K. Poi mi hanno Certo, corretto perché ovviamente subito. Non l'avevo mai sentita. Però vabbè, ognuno non è che può imparare tutto subito, no? Lo impara man mano strada facendo. E dicevo appunto che l'incontro fondamentale è stato con questi due produttori, Takagi e Ketra, che poi da lì hanno cominciato a produrre un sacco di altri successi, soprattutto estivi, perché io ricordo l'esercito del selfie l'estate scorsa, che è andato tantissimo insieme a Voglio ballare con te, proprio il pezzo di Baby K. Quindi diciamo che lei è stata, grazie a questi due successi, legata alla stagione estiva. È stato un caso, direi, perché appunto Roma Bangkok non era nata in realtà come canzone per l'estate, è
stata fatta uscire come tante altre e ha avuto questo impatto incredibile e tra l'altro ha anche rilanciato la carriera di Giusy Ferreri che si trovava in un momento anche un po' Sì, vero. interlocutorio, no? Sì. Quindi una serie di motivi che hanno spinto a parlare di lei oggi, anche perché ha fatto uscire questo pezzo nuovo che ha il video che è molto, se vogliamo, natalizio perché c'è la neve che cade, però è un modo per richiamare l'attenzione nei suoi confronti e per ricordarsi che comunque in primavera uscirà col disco nuovo. In primavera, allora io mi sono fatto una domanda, ho detto, boh, ma in primavera, chissà mai che Baby K non abbia proposto una sua canzone alla commissione di Sanremo, magari non l'ha fatto, eh. Ah. Però mi è venuta questa associazione mentale e mi è venuto da pensare che, soprattutto se guardiamo al 2017, la musica italiana è andata benissimo e soprattutto abbiamo avuto un'invasione nelle classifiche del rap e di Sì. tutta quella musica elettropop che in qualche modo si può collegare al mondo rap. Sono quindi senza arrivare a quegli artisti che a Sanremo non ci andrebbero mai, tipo Salmo, però ci sono tanti altri artisti che potenzialmente potevano rappresentare l'Italia, rappresentare, diciamo, il quadro musicale sul teatro Ariston, sul teatro dell'Ariston, ecco. Questa è una cosa che se noi scorriamo la lista che vi hanno già dato tutti, quindi è inutile adesso che andiamo a di nuovo rielencare. Se andiamo a vedere e se andiamo a notare, come hanno detto tutti, l'assenza di rap in questi 20 big, non è tanto l'assenza del rap, è l'assenza anche di questo mondo musicale. Ecco, è quello che un pochettino mi ha fatto storcere il naso nel caso del prossimo Sanremo. Perché per carità ci sono artisti di valore, c'è il ritorno di Max Gazzè, c'è Tu dici che non ti l'artista convincono colombiano. da... Cos'è che non ti convince della lista dei big? Beh, Senza allora. No, fare nomi, però magari lo stile, cos'è quello che pensi che magari... il problema è questo, che delle volte quando si parla di Sanremo non sia ancora chiaro qual è l'obiettivo di questa manifestazione. Allora No. è uno spettacolo televisivo, è un modo per far vendere più dischi, per far fare le serate agli artisti, cioè, gli obiettivi di Sanremo sono tanti, no? E quello che fa il direttore artistico deve mischiare tutta sta roba e fare un calderone. E allora lì vado anche a discutere quello che dice Enrica ogni tanto, no? Che dell'identità di Sanremo. Ecco, secondo me l'identità Sanremo non può averla proprio perché davanti alla TV ci sono le persone più diverse. Sanremo rappresenta sia a livello televisivo sia a livello musicale un'eccezione Sì. nell'arco dell'anno, è qualcosa di speciale, di particolare, come la partita della nazionale. E davanti alla TV o a leggere i giornali ci sono persone che in altri momenti dell'anno di queste cose non gliene può fregare di meno e Vero. vengono investiti un po' da tutto questo calderone. Allora Sanremo dovrebbe essere quello che rappresenta quello che è l'Italia musicale adesso, al di là degli obiettivi televisivi. Ecco, quello che non mi piace di questo cast di Sanremo, ma come tutti, cioè, somigliano al momento televisivo del momento. Allora, c'è stato il Sanremo di Conti che era ad immagine e somiglianza di Conti. Questo, anche se è di Baglioni, è un Sanremo di Fabio Fazio. Possiamo dirlo proprio senza se e senza ma, lo si vede dal cast, lo si vede da alcuni artisti che per carità sono validi, ma che comunque sono associabili a lui. Lo si vede alla scelta, secondo me, felicissima di rappresentare anche il mondo degli indipendenti, la cosa che Carlo Conti non faceva perché faceva un Sanremo che era più finalizzato alle radio, no? Alle canzoni da trasmettere in radio. Però quello che mi chiedo, alla fine, se l'obiettivo è musicale, ci sono una serie di artisti in questo cast che alla fine dei giorni del festival spariranno nel nulla, perché sono lì, Dimenticatoio. no, sono lì per motivi sia televisivi che così, di target, insomma, ci sono tanti motivi, ecco. Beh, è Quindi riempitivo, ecco, dici?
quello che voglio dire io, che viene sbandierata la qualità quando si presenta il cast, ma spesso e volentieri Sanremo è il risultato di un compromesso perché tu arrivi lì e c'è qualcuno che vuole qualcosa, quindi c'è la televisione, c'è il mondo discografico, c'è tutta una serie di cose da mettere d'accordo e alla fine il risultato è sempre democristiano nel senso sanremese del termine. Beh, io ti faccio una domanda, ti faccio una domanda banalissima, no? Questa che mi metto a posto, così ti faccio una domanda ancora più comodo. Beh, come avrà fatto Pippo Baudo a gestirlo e a dirigerlo per tanti anni, allora? Perché ha usato il metodo che tuttora usano quelli che ci sono adesso, cioè perché Sanremo è Sanremo? È una frase che bisogna scolpire da qualche parte, perché Sanremo è terribilmente uguale a se stesso e rappresenta sempre, diciamo, da una fotografia dell'Italia musicale con un passo indietro, non è mai al passo coi tempi Sanremo e non Ah, lo sarà ok. mai. E così è, e non c'è niente da fare, io tutti gli anni leggo il cast e la composizione, cambiano i direttori artistici, cambiano le sfumature, ma ci sono i 4-5 classici, cantanti già attempatini, ci sono quegli artisti comunque che senza Sanremo non potrebbero fare altro, c'è qualcuno in quota Rai che fa qualche trasmissione o è presente in altre forme, comunque bisogna metterglielo e alla fine il risultato è sempre una torta, no? Un po' di visa, un No, po' di qua, un po' di là. ma il bello è che va bene, no, è che ti vedo Oh, abbastanza. io non ho fatto nomi, però No, voglio ma ti dire, vedo penso che bello sì. che. Ti ho visto bello carico a molla. Quando parli di Sanremo, ho già capito che tocchi un nervo scoperto con Fabio. È da quando Vabbè. sono bambino che lo seguo e credetemi, è sempre uguale. Cambiano i nomi, cambiano i direttori artistici, ma alla fine, più o meno Sanremo rimane sempre Sanremo. E quindi niente. Vabbè, noi rimaniamo noi, cambiamo tutte le volte le trasmissioni, se non altro almeno i protagonisti sono sempre quelli diversi. Non so se tu hai il campanello d'allarme, ce l'hai per capire quanto abbiamo sfondato, Non ce l'ho, però sono finiti i video, quindi è meglio che salutiamo. Sì, ecco, vabbè, dai, se mi fanno segno dalla regia quanto abbiamo fatto, ma io vado oltre, vabbè, finché non vedo le bandierine, qualcosa, No, io ammetto che vado avanti. adesso sia il momento, visto che Di avevamo tanta carne al chiudere. fuoco oggi, Sì, e sì, quindi sì, sì. ho fatto questo preambolo che mi sembra importante perché poi tra 2 mesi ne si riparla. Ne sei Io riparato, dico che insomma, alla appunto. fine tu li impegni come io li abbia presi e di conseguenza voglio vederti al mio fianco e voglio vedere come se faremo le puntate così, Una nota di colore locale, nel Sì. cast dei Big ci sono i ragazzi dello Stato Sociale che vengono da Bologna. Io so che nella serata dei duetti loro dovranno riproporre la loro canzone stravolta in versione, diciamo, alternativa. Allora, voglio fare un appello ai ragazzi dello Stato Sociale, chiamateli extra liscio, perché secondo me non è così remota questa possibilità. Bello, bello, bellissima e io. Se non è extra liscio, potrebbe essere qualcosa di molto vicino. No, 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 Sappiamo. no, io l'appoggio in pieno, in toto, sta bellissima la proposta del genere. Scherzi? Bellissimo, bellissimo. Complimenti, guarda, quando. Beh, una bella idea, bella idea. Senti, noi Fabio, ormai hanno cominciato a farmi sgenni dalla regia che bisogna tagliare, chiudere, chiudere, chiudere. Senti, noi ci facciamo gli auguri perché questa è stata l'ultima puntata di quest'anno, di questo 2017 che ci ha dato un sacco di soddisfazioni e delle gioie, insomma, speriamo di continuare su questa strada, di migliorarci, anche accettando critiche costruttive, ovviamente, e ci lasciamo alle feste natalizie delle nostre famiglie. Buon anno, buone feste, buon Natale. Scusate, Non ce però la fai. è il fine anno, ci lascia.
No, te stai... No, io allora, io so perché fatti stai troppo ridendo. nato, scusa. No, so perché stai ridendo, perché tu stai ancora col pensiero su quello che hai detto adesso di Sanremo, e io già t'ho visionato il primo dell'anno già suonare di fronte al campanello del direttore artistico. Sei ancora in Sì. tempo a cambiare la struttura, è probabile che sia Esatto. quello. Esatto. Non avevo dubbi. No, riepiloga gli appuntamenti dove ti possiamo trovare, in radio ovviamente, e poi andiamo per i saluti finali. Voglio fare una cosa diversa questa volta perché, allora, intanto Musical Express 10, 10, 15, 10, 21, le pillole in musica, però se ci ascolta qualcuno dalla zona del Bolognese, noi vi aspettiamo in Piazza Garibaldi a Medicina per il Capodanno. Corrado Ecco. Buda. Ah, lo passi lì, come ogni anno praticamente, no? Sì. Uguale a Sanremo, non cambi una virgola. Uguale. Grazie ancora Fabio, ci vediamo al prossimo anno. Tanti auguri anche da parte mia. Auguri, buone feste.